L'installazione di WordPress su un dominio registrato con hosting WordPress gestito o hosting WooCommerce gestito deve essere associata a un database MySQL incluso in tali piani hosting Aruba. Qualora l'installazione eseguita in fase di attivazione sia stata sovrascritta da una in proprio possesso e il database utilizzato sia un MySQL della piattaforma Hosting Linux o un'altra piattaforma, come ad esempio un server dedicato, è necessario procedere alla migrazione dei dati in modo da utilizzare il database incluso nel servizio Hosting WordPress gestito. Per la corretta migrazione dei dati dal MySQL attualmente in uso al MySQL incluso nel piano hosting WordPress gestito, è importante seguire quattro passaggi. Il primo consiste nel recupero delle credenziali del MySQL da cui prelevare il backup e di quelle del MySQL su cui importarli. Il secondo riguarda la migrazione dei dati, l'esportazione dei dati del database in uso e l'importazione sul MySQL compreso nel servizio hosting WordPress gestito. Terzo passaggio, trattasi della modifica del file di configurazione di WordPress con le credenziali del MySQL incluso nel servizio Hosting WordPress gestito. Quarto ed ultimo passaggio, un check finale che confermi il corretto funzionamento del sito. Per il recupero delle credenziali del database MySQL attualmente in uso, è necessario accedere al proprio spazio web tramite un qualunque client FTP o attraverso il file manager. In questo tutorial mostreremo come recuperare i dati tramite il File Manager. Digitare nella barra degli indirizzi del proprio browser l'url-admin.aruba.it. Inserire nei rispettivi campi le credenziali di accesso del dominio, login-aruba.it e relativa password. Eseguire il test CAPTCHA digitando nel campo apposito i caratteri indicati nell'immagine che appare. Cliccare su Accedi. In caso di più domini legati alla stessa login, appare l'elenco di tutti i domini attivi. Accedere allo spazio web dove sono collocati i file WordPress. Avvenuto l'accesso, cliccare sul pulsante File Manager. Accedere all'interno della cartella di installazione di WordPress. Individuare il file di configurazione wp-config.php. Selezionarlo e aprirlo. Ricercare al suo interno i campi DB-Name, DB-User, DB-Password e DB-Host. Questi dati occorrono per eseguire il backup del database utilizzato erroneamente dal sito. A questo punto è necessario recuperare le credenziali del MySQL associato al servizio hosting WordPress gestito. Questi dati sono necessari perché si riferiscono al database corretto da utilizzare, vale a dire il database che è incluso nel servizio hosting WordPress gestito e su cui devono essere migrati i dati attualmente presenti sul MySQL, in altre parole, i dati che abbiamo appena recuperato tramite il File Manager. Per proseguire, accedere al pannello admin.aruba.it. Cliccare sulla voce generale e scorrere verso il basso fino alla sezione Database. Quelle selezionate sono le credenziali del MySQL da recuperare. L'unico dato mancante è la password. Per recuperarla, collegarsi alla pagina manage-hosting.aruba.it. Dal menu di sinistra, cliccare su Recupero password. Cliccare sul pulsante Vai in corrispondenza della sezione indicata. Inserire nel campo apposito uno dei dati richiesti, tra codice fiscale o partita IVA oppure login Aruba, e cliccare su Richiedi dati. Le istruzioni per il recupero vengono inviate all'indirizzo email di riferimento dei dati anagrafici. A questo punto procedere alla fase successiva, la migrazione dati, ovvero il backup del database attualmente usato e l'importazione del backup sul MySQL dedicato. Prima di iniziare con la migrazione dati, è importante sapere che da questa fase fino al test di visibilità del sito, l'ultima fase, si consiglia di impostare il sito in stato di manutenzione. Questo è necessario in quanto eventuali visitatori potrebbero aggiornare i dati e generare quindi un disallineamento tra la situazione reale e quella importata. Per impostare il sito in stato di manutenzione è possibile installare uno dei plugin gratuiti scaricabili dal sito ufficiale WordPress. Accedere all'url it.wordpress.org. Dalla sezione Plugin utilizzare il campo di ricerca digitando al suo interno la parola chiave Maintenance. In alternativa, è possibile scaricare il file consigliato nella guida di riferimento del sito Aruba, raggiungibile all'url guide.hosting.aruba.it, decomprimerlo nel proprio PC locale, facendo attenzione a non rinominarlo, e pubblicarlo nella cartella contenente l'installazione di WordPress.
Una volta messo in stato di manutenzione il sito web, procedere con la fase di migrazione dati. Questa fase si compone in due passaggi: esportazione del database in uso e importazione del backup sul MySQL corretto e associato al servizio hosting WordPress gestito. Per l'esportazione del database in uso, accedere al pannello mysql.aruba.it inserendo nei rispettivi campi le credenziali recuperate nello step precedente all'interno del file wp-config.php, in particolare i campi db-user e db-password. Una volta avvenuto l'accesso al pannello, selezionare il database di cui si intende seguire il backup, indicato nel campo db-name del file wp-config.php. Cliccare su Esporta. Dalla schermata che si visualizza è possibile scegliere tra due metodi di esportazione, rapido o personalizzato. Scegliendo rapido è possibile esportare un file .sql completo di tutto il necessario alle proprie lavorazioni. Nel caso in cui si selezioni il metodo personalizzato, è possibile scegliere la tipologia di formato da utilizzare per l'esportazione dei dati, le opzioni di creazione degli oggetti e del dump dei dati. Una volta effettuata la scelta, cliccare su Esegui. L'operazione di backup è conclusa e adesso è necessario importare i dati appena salvati sul database corretto. A questo punto, procedere con l'importazione del backup sul MySQL incluso nel servizio hosting WordPress gestito. Accedere al pannello mysql.aruba.it con le credenziali di gestione del database MySQL associato al servizio hosting WordPress gestito. Una volta avvenuto l'accesso al pannello, a sinistra della schermata selezionare il database di produzione, identificabile con il suffisso -prod. Cliccare su Importa, selezionare il file da importare, quello ottenuto nello step precedente, specificare le opzioni di importazione e cliccare su Esegui. Adesso la migrazione è conclusa e occorre modificare il file di configurazione wp-config.php affinché il sito utilizzi il database corretto. Per fare in modo che la propria installazione di WordPress utilizzi il database MySQL corretto, in cui sono stati appena importati i dati, è necessario modificare il file di configurazione di WordPress wp-config.php all'interno del proprio spazio web con i dati del database MySQL su cui è stata appena effettuata l'importazione. Per farlo, accedere al proprio spazio web tramite File Manager o tramite un qualunque client FTP. In questo tutorial mostreremo come modificare i dati tramite File Manager. Digitare nella barra degli indirizzi del proprio browser l'url admin.aruba.it. Inserire nei rispettivi campi le credenziali di accesso del dominio, la login @aruba.it e la relativa password. Ed eseguire il test CAPTCHA digitando nel campo apposito i caratteri indicati nell'immagine che appare. Cliccare su Accedi. Una volta avvenuto l'accesso al pannello, cliccare sul pulsante File Manager. Individuare il file wp-config.php, selezionare e aprire il file. Ricercare al suo interno i campi che contengono le impostazioni MySQL e aggiornarli con i nuovi valori. I campi da aggiornare sono DBName, DBUser, DBPassword e DBHost. Occorre prestare molta attenzione a non togliere gli apici e a non inserire spazi bianchi nei campi. Questo provocherebbe una mancata connessione al database e il sito risulterebbe non navigabile mostrando un errore a video. Ultimate le modifiche, chiudere e salvare il file. In caso di modifica del file in locale, sovrascriverlo. A questo punto abbiamo terminata la migrazione dati e modificato il file di configurazione e occorre rimuovere la modalità di manutenzione del sito precedentemente impostata, eseguendo le operazioni inverse a seconda della procedura scelta, ovvero disattivare il plugin o eliminare il file maintains. Una volta disattivato lo stato di manutenzione del sito, aprire il sito con il browser e navigare le varie sezioni che lo compongono. Si consiglia infine di creare anche un articolo di test per verificare che il salvataggio vada a buon fine. Potrà poi essere eliminato subito dopo. Se il sito risulta correttamente navigabile, la migrazione è andata a buon fine.